un piacere, Beppe Fiorello. Ciao, come stai? Tutto come bene? Ah, Cica, come va? Bene. Bene, bene, tutto bene. Ci siamo in... Dove sei, scusa? Io sono brasiliana. E tu? Ah, sì, anch'io. Mia mamma è brasiliana, mio padre è del nord di Roma. Io sono di Augusta, in provincia di Siracusa. From Sicily. Yes. Bellissima, io la conosco la Sicilia, trovo bellissima. Non si trovano aggettivi per una terra come la Sicilia. Allora, cosa stai facendo? Niente, io sto qui con tutti gli amici di Bruno Oliviero a festeggiare questo bellissimo libro che sono Le Dive. Le Dive di Bruno Oliviero, delle donne bellissime, donne famose. Parliami a proposito delle donne, ma tu sei fidanzata adesso? Vedi. Queste sono delle domande un po'... Dai, lasciamo perdere, sono cose personali. Speriamo di no, per tutte le fans, vero? Delle donne. Ma quale fans? L'hai tante sicuramente. Le posso contare. Una si chiama Nicolette, che è una mia nipotina di un anno e mezzo. L'altra è mia mamma. Mamma? E poi qualche amico, qualche amica. E poi altre 20 milioni di italiane. Parlami a proposito del tuo lavoro. Cosa stai facendo adesso? Dei film, è vero? Tantissimi film. Sì. Sono molto fiero di questo. Sto lavorando. L'anno scorso ho fatto l'ultimo Capodanno con Marco Risi. Ho partecipato a quel film fantastico che spero possa riuscire il più presto possibile, perché sono innamorato di quel film. Ho una grande stima per il regista che è Marco Risi, per il produttore che è Maurizio Tedesco, e il film ha avuto dei piccoli problemi e niente, riuscirà il film, ed è un grande film, esattamente. Subito dopo ho fatto un film con Alessandro Di Robilan, si intitolava I Fetentoni, con Anna Ammirati, Oreste Lionello. Ah, bravissimo, Oreste Lionello, sono una sua fan. Fantastico, lui è un grande maestro. Quest'estate ho finito di girare un film di due puntate per Canale 5 che andrà in onda il 17 novembre con Raul Bova, con Francesco Benigno, Paolo Seganti, Simone Corrente, Giorgio Tirabassi, Ricky Memphis e anch'io. Tutti bellissimi ragazzi. Senti, in televisione quando è che ci vediamo? In televisione ci vediamo con questo film. Per quanto riguarda la televisione, sì. Per quanto riguarda invece la televisione, magari mi arrivasse qualche proposta dalla televisione. Ma sicuramente, come no, magari. Lo so, però ancora non ne sono arrivate, magari non si fidano di me, capito? Però me lo auguro, ci spero ancora, sì. Mi piacerebbe tornare a fare qualcosa. Pure io ci spero, perché ti trovo simpaticissimo, non vedo l'ora di vederti un'altra volta. Sei molto gentile. Ti faccio tanti auguri per il tuo lavoro e niente, ci vediamo qui in festa da Bruno Oliviero, sempre con Le Dive. Fantastico, guarda, questa è una rivista stupenda, dentro ho trovato un Alba Parietti dei vecchi tempi che veramente mi ha conquistato. Ma questo sembra un prima e dopo, vero? Delle donne come erano prima e delle donne come sono adesso. Sì, le donne come erano prima, come sono adesso, ci sono questi mutamenti, la natura, sai, a un certo punto una donna da che è così, è così. È la natura. Sì. Va bene, può darsi che posso cambiare anche io, speriamo. No, non te lo auguro, guarda, veramente. Posso fare un saluto? Come no? Come si dice di solito quando c'è una telecamera. Volevo salutare Elio e le Storie Tese, sono dei miei miti. Anche io saluto Elio e le Storie Tese, saluto anche a te. Un bacio. Grazie, ciao. Ciao.